Telese, ti faccio conoscere il Paolini della radio. Stai attento. Papillo, sentite. Allora, guardi, io le dico una cosa. Io le chiamo dalla Toscana, dove il PD è egemone, no? È un paese fortissimo. E le assicuro che nella base c'è molta rabbia verso questo partito che non ha approfittato delle debolezze di Berlusconi quando Mills è stato condannato. Non ha approfittato del fatto che Berlusconi coinvolti in orge con prostitute Vabbè, insomma, e via diciamo stupidaggine, discorrendo. però, signor. Adesso io la faccio parlare, però adesso non esageriamo, no? Sono stupidaggini, sì, sono pettegolezzi e stupidaggini che io non accetto. Allora, lei sì, pettegolezzi, sì. No, non sono pettegolezzi. Va bene, dica, ha una domanda da fare, la faccia, e se no, allora dica, qual è il problema? Allora, lei è malinformato perché non sono pettegolezzi. Sono tutt'altro che malinformato, questa. Leggo i giornali come lei e forse ne conosco e so qualcosa di più di lei. Va bene, allora arrivi al dunque, non ci faccia perdere tempo con queste stupidaggini, su. Dica, non si vergogna. Ogni lei, togliamo la linea allora a uno che si esprime in questo tempo. Questa spettacolare era da Forbici, naturalmente, il nostro competitor su Radio 1 a Zapping. Avete sentito Papillo duettare con Forbici. Devo dirti, caro Luca, che Papillo è un po' un furbastro, perché qui non si può intervenire se non dopo un mese. In realtà poi lui si camuffa, chiama da tutte le città d'Italia, 100 telefonini diversi per passare. Sì, è una cosa meravigliosa. E tu come ti sei trovato nel tuo duello all'arma bianca con Papillo? Dopo ti farò ascoltare qualcosa, dopo la borsa. Chiudiamo, caro Luca, con una delle imprese di Paolo Papillo, il Paolini della radio. Non l'ho trovata quella in archivio con il sottoscritto, però a Radio Anch'io, sentite, con l'amico Zanchini. Onorevole Buonaiuti ripete l'ordine di scuderia come un pappagallo, perché ripetono sempre le stesse cose, che è gossip, dove in un paese dove ci sono migliaia di famiglie in difficoltà, migliaia di operai che hanno perso il posto di lavoro, un presidente del consiglio che va a puttane lo si chiama gossip? Marco, però c'è modo di linguaggio, Si possono chiamare in un'altra maniera, non facciamo i moralisti e abbiamo sempre paura di dire le cose come stanno. No. Non è gossip, riguarda la nazione questo. Marco, in un'opportunità, no, in un altro paese civile l'avrebbero fatto dimettere. Marco. Eccoci qua, Luca. Trepidoso, stai Papillo, attento, stai attento a Papillo, perché sennò ti tempesterà di telefonate. Con queste voci paternalistiche che lui grida a bestemmie improperi e uno dice no, però non usare questo coso. Voglio sentire Cruciani Papillo, anzi il primo giorno mando Cruciani Papillo perché sono sicuro che te la sei cavata meglio. Non me lo ricordo perché è intervenuto 3 volte con nomi diversi, ogni volta sono un po' in difficoltà perché appena lo scopro mi arrabbio perché è riuscito a filtrare, è riuscito a introdursi attraverso con un altro nome, con un altro telefonino e divento una bestia. Va bene, abbiamo concluso, grazie a Luca Terese che sarà da lunedì alla guida della Zanzara per un paio di settimane. Io torno, chissà quando, torno però. Buonasera, volevo intervenire alla Zanzara. Il suo nome? Paolo Papillo. Paolo, per favore, quanti anni ha? Da dove chiami? 50, chiamo dalla provincia di Firenze. Buonasera. Buonasera. Questa è Radio 24. Questa è Radio 24. Sì, buonasera. Sì, buonasera, sono Nicola. Le chiedo il numero di telefono. 339 22 sì? 44 257. Allora, tanto facciamo la manfrina che mi chiede cosa voleva dire, tanto non mi fanno intervenire uguale. Comunque, volevo parlare dell'inno nazionale, che adesso sembrerebbe che invece Bossi abbia ritrattato, poi domani ritorneranno sulle stesse notizie. Io mi domando se sia il caso di inseguire i deliri di questa persona e fino a che punto si deve arrivare. Adesso però, Nicole, quello che volevo dire io... A lei? Okay. Mi sente? Sento. La sento benissimo. Niente, e allora bisogna che voi fate arrivare alla redazione questo messaggio, perché adesso io tutte le volte che prendo la linea registro la telefonata, dimostra che il mio intervento è un intervento né più né meno che democratico e civile, e
non capisco perché non mi dovete fare più intervenire. Da 6 mesi devo stare lì a fare intervenire con nomi falsi, fare chiamare un'altra persona, che siamo veramente al ridicolo, ma si rende ridicolo a Radio 24 di questo, perché poi loro lo sanno in redazione e lei cortesemente lo riferisca. E io queste cose le, io sì, lo so Nicole che lei è dirigente, io queste cose poi le metto in rete e non ci fate una bella figura come radio, perché adesso io sto registrando la telefonata, per esempio, di conseguenza. E quindi allora, se si fin... io chiedo né più né meno di avere la stessa dignità e lo stesso diritto di qualunque altra persona. Non mi sembra di chiedere chissà che cosa, o no? Perfetto, ho capito. Parlo, aspetta, con la redazione, aspetta un attimo, con la redazione non si può parlare, come bisogna fare? Non lo so, se uno dei diretti si possono tramite email, o la nostra altra, l'altro numero di segreteria 800-812-12. Va bene, comunque lei mi fa la cortesia, siccome so che lo farà, riferisca il colloquio telefonico che ha avuto lei nella maniera più completa possibile, per piacere. La ringrazio intanto, buona serata. La Zanzara. Eccoci di nuovo a Zanzarare, 800 24 0024, chiamata gratuita, paghiamo noi, e 349 238 6666 per i vostri SMS. Pino, da Pistoia. Sì, buonasera. Senta, buonasera io, Pino. Sì, non mi sono potuto sposare, vabbè, questa qui è una cosa che... Ma le volevo domandare, ho sentito anche che lei scrive sul fatto di Travaglio. Sì, pronto? Ho da poco lasciato il giornale dove ho scritto per 10 anni per andare in questo giornale che non c'è ancora e inizia a settembre. È nato in rete, quindi... Cioè, io però le volevo dire una cosa. Lei sta censurando uno che viene dalla rete, che è Paolo Papillo. Ora, se lei... Ma come lo sto censurando? Questo non chiama, Papillo, no, non chiama. No, lo conosco, chiama e lo censurate voi. Ma dove? Voi i telefoni, li mettete nel computer e poi non lo chiamate, perché... Ma no, come ma si no, fa? Forse... Come si fa? Ma no, ma forse, fare? Guardi, come ha chiamato lei? Come ha chiamato lei? No, può chiamare Papillo? Io, guardi, cioè abbiamo tante telefonate... Io la comunicazione quando Cruciani l'avvertiva che Paolo Papillo chiamava e uno nasce in rete e lei censura la rete? No, cioè, ma magari Papillo no. È lei, magari Papillo è lei con un'altra voce, ha mai calcolato questa ipotesi? La voce dell'informazione per passare cose, per parlare sempre, 15 giorni, 20 giorni parla delle bandiere e non ci sono i problemi in queste trasmissioni, non ci parla Guardi, di veri problemi. Stiamo parlando solo di problemi veri a